Ciao a tutti, sono arrivato in questo preciso momento e in questo preciso momento ho fatto pausa e vedrete che se no cadrò. Eccoci, se no ho ripreso il video da dove eravamo praticamente rimasti e quindi, come vedete, non finisce questa altalena che io non ne posso veramente più, ma porca miseria. E vaffanculo che eravamo già arrivati lì, eh no, porca miseria, di nuovo. Sono ritornato in questo punto, sperando, ho fatto pausa e sono ripartito per, diciamo così, non annoiare troppo con questo, con questi due babbei qua che saltano. Qui, guardate come salta. E ora qui. E ora pubblicità. Bene, ora. Direi che siamo quasi arrivati nel castello di Re Arturo. Finalmente, dopo tanta fatica, i due fratelli siamesi qua. E la tagliate sta corda? Non è possibile più viaggiare con sta corda. Siete matti? Bene. E quindi? Ancora? Ma che cacchio dice questo? Vediamo. Ma qua non ci sto capendo niente. Dovranno tagliarsi. No. Boh, andiamo a vedere. Guardate la corda dove è finita. Che cavolo è? Ma che cacchio dicono sti due pazzi qua? Uno va da una parte, uno va dall'altra, ci deve essere un attimo. Ecco, guardate che va avanti da solo. Oi, babbione, ecco, buonanotte. Guardate, bellissima sta scena. Questo lo chiamo, dove è finito? No, non mi dire questo, non mi dire questo. Dove sei finito? Ah, qua c'è dell'incredibile, qua ci sono degli spiriti che hanno portato uno dei due fratelli non si sa dove. Bellissimo la parte, un bug allucinante. Ok, dai, sali, che mi sto perdendo la pazienza con tutte e due. La corda era finita, addirittura sospesa nel vuoto. E quindi qui che si fa? Va fantastico. Aggrappati però almeno, no? Giovine, che fai? Ma volevo ben dire comunque che andasse tutto liscio come l'olio. Quindi, se ricomincia qua col dondolamento, ma che due palle. Panorama bellissimo. Ecco, queste sono le famose statue, le famose statue che vedevamo dal cannocchiale di Einstein, quel matto furioso.
Ho capito, lasciati andare. Qui, ecco, sbaglio sempre. Ma siamo già arrivati giù. Benissimo, siamo proprio arrivati giù. Ma vaffanculo, va. Salti da pazzi in questo tratto di Brothers. Eh no, ricominciando qua. Ma che palle. Dai, su, coraggio, verve, forza. Dai, Ovo Maltina, se ti fa una scoreggia, il fratellone ti annienta il futuro, te lo blocca il futuro. Ti blocca lo sviluppo, ragazzo. Ecco, questo deficiente qua è rimasto aggrappato che sembra Donkey Kong Country. Vabbè, è già preparato per fare il volo d'angelo. Mentre il babbeo come si tiene. Qui ci sarà da ridere. Sono convinto che non morirò più. Ma proprio convinto. Ma che cazzo t'attacchi che eri già andato giù. Ecco, si attacca l'altro ora. Forse era meglio che si attaccasse il fratellino, eh? Ma che cacchio, ho sbagliato ancora tasto. Porca, ma fanculo, va. Mi sono un po' incartato, diciamo così, se si può dire. Mi sono un po' fermato dopo aver svolazzato. L'intera avventura. Ora mi ritrovo qua. Dai, ragazzo, su. Forza. Dove cacchio se ne va quell'altro là? No, bisogna che sale un po' anche lui, se no niente. Eccoci, ho diciamo così un attimo interrotto il video perché altrimenti diventava un po' e va a cagare. Adesso torniamo indietro così. Buonanotte, buonanotte Fiorellino. E va a cagare Fiorellino e assieme a sti due gay qua, sti due cinazzi che li sbatterei giù veramente per un calanco, fanculo. E direi che con questo video ci salutiamo perché la mia pazienza è già arrivata al limite. Prossimamente vediamo se riusciremo ad arrivare oltre quelle benedette statue. Ciao a tutti da Luca CSS. Ciao!